Ogni giorno il Giro d'Italia Under 23 Enel propone straordinarie sorprese. Oggi siamo a Forlì, da dove parte la quarta tappa. E a Forlì c'è la casa, anzi il museo, dell'Under 23, o del dilettante, come si diceva allora, che fu in assoluto il più forte del mondo, Ercole Baldini. Nello stesso anno, a 23 anni, conquistò il record dell'ora, diventò campione del mondo su pista e diventò campione olimpico su strada. Ora questo ragazzo è qui di fianco a me, ha una certa età, però potrebbe insegnare ai dilettanti di adesso come si fa a diventare dei campioni, non dimenticando che tu, appena diventato professionista, dopo questo palmarès, diventasti immediatamente campione d'Italia e l'anno dopo campione del mondo. Beh, questi fanno parte dei ricordi che è sempre bello parlarne, però non credo che valga la pena continuare a parlare di ricordi. E adesso abbiamo dei giovani che tentano di diventare anche loro dei bravi under 23. Purtroppo, guardando l'ordine d'arrivo di questa gara tappe, vedo che nei primi posti ci sono più soprattutto stranieri, però credo che presto, se non in questo giro ma nei prossimi giri, vedremo anche i nomi degli italiani, perché credo che questa prova sia veramente una prova necessaria, era necessario farla per continuare a scoprire i talenti che abbiamo in Italia, che secondo me ce ne sono tanti. Quindi io credo che chi ha deciso di riportare il giro dei dilettanti sia stata un'ottima scelta, e credo che questo giro ci aiuterà ad avere degli italiani anche nel giro grande, perché anche il giro grande che abbiamo avuto in Italia, dico grande per dire quello dei professionisti, purtroppo hanno primeggiato gli stranieri. Un consiglio, uno solo, ai ragazzi che adesso hanno 23 anni, tu che a 23 anni battevi anche i professionisti. Ma avviene anche oggi, credo, perché abbiamo visto che nei professionisti, nei corridori che hanno meno di 23 anni, hanno vinto le tappe. Mi riferisco al velocista Gaviria. Se un atleta è forte, se un atleta fa la vita del corridore, può essere considerato già un buon professionista, anche se è ancora un under 23. Dimmi un'ultima cosa. Quanto è bello il colore rosa per un ciclista? Per me il rosa è il colore più bello del mondo.